Questura di Firenze ha sede in via Zara, siamo in pieno centro storico della città, ma non molti sanno che questo palazzo esiste qui e sorge qui da qualcosa come circa 750 anni. Infatti le ultime notizie che abbiamo risalgono addirittura ai primi anni del 1300. Qui nel 1362 ebbe dimora Bonifacio Lupi, da cui prende il nome proprio l'intera struttura, l'intero palazzo. Bonifacio Lupi fu capitano generale dell'esercito fiorentino per circa 20 anni nella guerra contro Pisa e poi morì a Padova nel 1390. Di recente, in occasione proprio dei 70 anni della Questura di Firenze, l'intera struttura, che fu poi ospedale fino al 1800, è stata restaurata con numerosi sforzi, soprattutto della Polizia di Stato. Con il questore del capoluogo, Francesco Tagliente, adesso facciamo un viaggio tutto speciale, un pizzico di nostalgia, di arte, ma anche e soprattutto per tenere d'occhio quello che è l'impegno quotidiano delle forze dell'ordine e della polizia in questa città. Adesso entriamo nel Palazzo Bonifacio e andiamo un po' a curiosare. Sono 70 anni che la Questura di Firenze ha sede nel monumentale ospedale di Bonifazio in San Gallo. Non è soltanto un edificio con oltre 6 secoli di storia, un patrimonio artistico di straordinaria importanza nel tessuto storico della città, ma è ormai da 5 generazioni un punto di riferimento per tutti i cittadini. Ecco, signor Questore, qui siamo in un corridoio che è stato praticamente rifatto, uno restyling completo. Sì, quello che stiamo vedendo è parte, è il risultato di un impegno di 2 anni di attività per migliorare le condizioni di sicurezza, di funzionalità e di decoro degli ambienti di lavoro degli operatori della Questura di Firenze e inoltre per ridurre i costi di gestione degli immobili destinati agli operatori di polizia. È un lavoro che ha richiesto un impegno significativo sia sul fronte della messa a norma e dell'esaltazione delle opere architettoniche che sono presenti in questo palazzo, sia attraverso il reperimento di mobili demaniali per trasferire gli uffici della Polizia di Stato che oggi sono sistemati negli edifici privati e quindi ridurre così il canone di locazione, e finora siamo riusciti a ridurre di circa 10 miliardi di vecchie lire all'anno il canone annuo che per tenere gli uffici di polizia. Un altro fronte è quello del contenimento della spesa con il risparmio energetico, e anche su questo, solo in questo corridoio, sono stati realizzati degli interventi che consentono di ridurre di circa 30.000 euro all'anno il consumo di energia. Abbiamo voluto mettere in risalto le foto di famiglia, le nostre foto aggiornate, l'attività che viene svolta. Ecco, questa è la sezione ordine pubblico, così come è stata riorganizzata. La squadra è al lavoro, cioè questo funziona. Questa è la squadra al lavoro della sezione ordine pubblico, una sezione che opera per pianificare l'organizzazione dei servizi in occasione delle manifestazioni, sia calcistiche che di manifestazione di piazza. Le volanti e le moto della polizia al lavoro? Le volanti sono le unità operative dell'ufficio prevenzione generale, le autovetture, le moto, le cosiddette Nibbio, che operano e danno dei risultati eccezionali, soprattutto in quelle strade dove non è possibile camminare con le macchine. E ancora la sala operativa della Questura di Firenze, così come sono stati riorganizzate dal punto di vista ergonomico le apparecchiature. Abbiamo voluto fare una foto con i rappresentanti della famiglia della Questura di Firenze. Ci sono rappresentanti della Questura e delle specialità. Ed è una foto molto bella perché mette in luce tutte le articolazioni deputate a rendere un servizio alla città di Firenze e ai suoi cittadini.
Questa è un'opera eccezionale del fotografo Sestini, un grande artista che è riuscito a rendere questo fotogramma di un elicottero che sta sorvolando la parte antistante Ponte Vecchio, e si vede come la gente guarda dal basso verso l'alto e ammira. Noi siamo fortemente convinti che la questura deve rimanere in via Zara, in via San Gallo, perché da 70 anni la questura è qui e sarebbe un gravissimo errore decentrarne l'ubicazione, perché gli uffici che richiedono la partecipazione di persone che devono recarsi con le autovetture sono già ubicati in via della Fortezza d'Abbasso, dove è possibile parcheggiare fuori dalla zona a traffico limitato.